Questa manifestazione intanto si è svolta per supportare la Casa del Volontariato, perché i fondi che aveva la Casa del Volontariato, chiaramente ci gestiamo da soli, sono finiti. Quindi questi mercatini che noi ci siamo dati con le nostre volontarie a fare oggettini di tutto e di più, i dolcetti, sta a sopportare tutto questo, questa preparazione dei mercatini. È riuscita bene, abbiamo venduto tutto, siamo soddisfatti perché la popolazione salcese ha risposto bene. Abbiamo vissuto momenti molto brutti e molto particolari a causa della pandemia. Grazie a Dio non dico che ne siamo usciti, ma quasi, per cui la gente ha ricominciato a vivere. Noi abbiamo dato speranza a questa gente nelle piccole cose, con i dolcetti, con i ragazzi disabili che sono venuti a ballare e a stare con noi in comunione, con grande gioia e grande interesse. Quindi noi cerchiamo di fare del nostro meglio, di camminare insieme per poter migliorare la città, per poter migliorare questi ragazzi, per portare avanti questi ragazzi che chiaramente sono in completo disagio, considerando il brutto periodo, considerando quello che è successo. Cerchiamo di supportare questi giovani che hanno bisogno di noi.